Benvenuti. È un piacere parlare di questa nostra esperienza perché è fondamentale per noi comunicarla. Rimarrebbe lì con noi, ma per noi è stata così bella che vogliamo parlarne, ci fa tanto piacere parlarne. E appunto noi siamo qua come persone che hanno avuto quest'idea e che si sono inventati, ma non completamente, ecco, non ci siamo improvvisati, perché documentandoci con le prime letture, le prime informazioni, abbiamo subito capito che non ci si poteva assolutamente improvvisare. Si aveva bisogno di seguire delle linee molto chiare, molto precise, e quindi ci siamo rivolti a un esperto che si chiama Max Petrini e che è un docente di permacultura. E è stato lì con noi in campo e ci ha guidati passo dopo passo e ci ha dato l'avvio. Adesso camminiamo con le nostre gambe, però c'è ancora tanto da imparare, quindi noi abbiamo ancora dei limiti. Fateci tutte le domande che volete, però laddove possiamo arrivare, arriviamo. Poi ci fermiamo e diciamo, non lo so. Prendo un appunto e poi ne parliamo insieme. Non lo so, o potrebbe essere, però ecco. Però diciamo che fino adesso l'esperienza pratica è stata tanta, quindi potremmo anche saper rispondere a molte domande, a meno che il nostro Ivano non sarà così. No, perché ripeto, no, anzi, abbiamo lo stesso punto di vista e comunque. Ecco, quindi, ecco, premesso questo, vi facciamo vedere un video molto bello, molto chiaro, di cosa significa orto sinergico, coltivare un giardino commestibile, come si dice, no? Il giardino di Emilia Azzelì. Quest'orto a produzione intensiva e ad alta resa è lavorato con una nuova tecnica che mantiene la fertilità del suolo. Nel quadro dell'attuale ricerca di sistemi duraturi di produzione agricola, il lavoro di Masanobu Fukuoka merita di essere conosciuto per quanto è innovativo. Propone infatti di eliminare l'aratura, la lavorazione del terreno, l'interramento del letame, l'uso di compost o di qualsiasi altro concime biologico o chimico. Fukuoka è un microbiologo e agricoltore giapponese che nel 1937 ha dato inizio a un'agricoltura assolutamente rivoluzionaria, che può essere considerata la prima riforma agronomica dall'esistenza dell'agricoltura. Sono un'agricoltrice e abito in Francia. La mia formazione in agricoltura biologica è cominciata in California negli anni 60. Il lavoro di aratura mi ha sempre ricordato la terra bruciata e sofferente dei campi di grano in Castiglia. Mi sono interessata al lavoro di Fukuoka nel 1978, quando è apparso il suo libro, La rivoluzione del filo di paglia.
In pratica il suo lavoro confermava la mia intuizione di non dover lavorare la terra, ma i risultati che ottenevo imitandolo erano deludenti e presto ho capito di dover adattare il suo sistema ad altre condizioni climatiche e culturali. L'orto che vedete è stato realizzato seguendo i principi proposti da Fukuoka per ottenere raccolti abbondanti seppure da una terra lasciata allo stato selvaggio, che si autofertilizza permanentemente. Questo sistema agricolo, infatti, sfrutta la dinamica della legge della sinergia. I quattro principi dell'agricoltura sinergica. Primo, nessuna lavorazione del suolo. Secondo, la terra si nutre con la biomassa degli scarti del terreno. Terzo, nessun trattamento di sintesi. Quarto, nessun compattamento del suolo. Dopo l'ultima aratura inizia la preparazione dei bancali. Con dei bastoni indichiamo dove andranno i corridoi e con una pala prendiamo la terra dai corridoi per metterla nello spazio destinato alle piante. Se la qualità del terreno lo permette, si può scavare nuovamente il corridoio per aumentare l'altezza dei bancali. Quanto maggiore sarà il terreno nei bancali, tanto più le piante potranno affondare le radici. Con un rastrello modelliamo i bancali, li livelliamo e leviamo eventuali pietre. La lana è un buon pacciame, è quello che ho utilizzato per coprire i bancali finiti. Le dimensioni dei bancali: 120 cm di larghezza, 50 cm per i corridoi, l'altezza dipende dalla qualità del terreno. Si prende la terra dai corridoi per disporla sui bancali. 120 cm di larghezza, per il corridoio 50 e se potete 50 cm di altezza. La forma dei bancali può variare a seconda della vostra fantasia, a condizione che rispettiate sempre la larghezza. Ecco un pacciame di paglia sostenuto da bastoni in caso di forte vento. Qui l'altezza è di 50 cm, mi arriva alle ginocchia. In caso di forti piogge, un altro vantaggio dei bancali è che l'acqua non porta via le piante con sé. Ecco la forma finale di questo orto dalla superficie di mezzo ettaro. Un altro metodo per preparare un orto sinergico, o qualsiasi altra coltura che non preveda la lavorazione del terreno, consiste nel ricoprirlo di cartone o tappeti, in modo da far sparire la vegetazione presente e le erbe spontanee. Qui stiamo preparando il terreno per una coltura di patate. In questo tipo di agricoltura non abbiamo più bisogno di aggiungere fertilizzanti perché blocchiamo l'azione responsabile della perdita di fertilità del terreno causata dall'aratura. Il terreno è come l'oceano. Tutti gli animali che lo abitano hanno bisogno di aria per respirare, ma in dosi filtrate. Quando durante la lavorazione un eccesso di aria viene forzatamente immesso nel terreno, tutti i suoi microorganismi muoiono bruciati per eccesso d'ossigeno. Poiché le piante sintetizzano la materia a partire dalla luce e in più compiono una trasmutazione biologica, non dobbiamo aggiungere al terreno una quantità di fertilizzante equivalente a quella che la pianta ha già nei suoi tessuti o, in termini agronomici, a ciò che esporta dal terreno in elementi fertilizzanti. Le piante prendono dal terreno solo i minerali e gli oligoelementi, in tutto il 2,5% del totale della loro massa vegetale. Qui le patate sono già più grandi. È il mese di luglio, presto bisognerà raccoglierle. Poco prima del raccolto, ecco il campo di patate cresciuto sotto il cartone. Ecco, è facile. Basta scostare il pacciame e raccogliere le patate.
Ecco i bancali. Ai lati sono stati piantati porri e fave, leguminosa che fisserà l'azoto. Togliamo il pacciame per far riscaldare il terreno prima di seminare all'inizio della primavera. Anche se non utilizzeremo compost perché il terreno non ne ha bisogno, ne produrremo comunque, se non altro per riciclare gli scarti della cucina. Lo useremo nella serra per i germogli o nel terreno. Oppure, se vivete in un clima freddo e in inverno, utilizzate una serra. Qui stiamo trapiantando le insalate avviate nel compost prodotto per la serra. L'azione simultanea di elementi indipendenti che insieme hanno un effetto totale maggiore della somma delle parti. Ecco cos'è la sinergia. La materia viva sa creare ordine a partire da un disordine apparente. Solo la materia viva possiede questa proprietà. Questo principio della vita qui è applicato all'agricoltura. In questa agricoltura, le piante commestibili appartenenti alla famiglia delle leguminose sono utilizzate come partner, fertilizzanti per aggiungere azoto al terreno. Qui stiamo seminando dei fagioli e versiamo un po' di cenere per aggiungere potassio e stimolare la germinazione. I microorganismi fissatori dell'azoto trasformano l'azoto gassoso in ammonio. L'ammonio entra nelle leguminose sotto forma di amminoacido, che sarà trasformato in nitrato dai microbi del terreno e quindi assorbito dalle altre piante. Le micorizie e gli altri batteri vivono grazie alle piante, grazie agli zuccheri essudati dalle radici. L'humus è una materia organica pressoché stabile che è responsabile della trasformazione degli elementi nutritivi minerali non assimilabili dalle piante in elementi solubili di cui le piante hanno bisogno. Esistono due tipi di humus, l'humus microbico e l'humus residuale. L'humus microbico si crea velocemente in un terreno ricco di cadaveri microbici e di polisaccaridi derivanti dalla materia organica di scarto del pacciame e dai residui in decomposizione delle piante raccolte. Per nutrire la coltura possiamo ottenere velocemente una struttura corretta e una considerevole quantità di cadaveri microbici anche in terreni poveri di humus, senza doverne aspettare i lunghi tempi di sviluppo. In un grammo di terreno vivono circa 100 milioni di batteri e l'azoto gratuito fissato dai batteri può raggiungere i 5 kg all'anno per ettaro. In un terreno coperto, i cadaveri microbici possono andare dalle 70 alle 80 tonnellate all'anno per ettaro, ma in un terreno lavorato, un terreno nudo, solo dalle 5 alle 6 tonnellate. Ecco le fave, i fagioli e le zucchine che crescono. Qui stiamo cogliendo le fave. Dopo aver tagliato e falciato le fave, le lasciamo sul terreno come pacciame. Le radici resteranno nel terreno a decomporsi. Pianteremo delle cipolle e tutta la famiglia delle liliacee, cioè l'aglio, le cipolle, i porri. Utilizziamo i lati del bancale perché queste piante, oltre ad essere commestibili,
proteggono le altre colture. L'aglio è un insetticida, un insettifugo, un battericida, un fungicida e un nematicida. Le cipolle hanno le stesse proprietà. Per questa coltura utilizziamo i lati bassi dei bancali. Alterniamo i porri alle insalate, perché in questo modo tutto lo spazio perso per i corridoi viene recuperato ai lati. I fagioli spuntano dal pacciame. Un ettaro di leguminose può fissare 400 kg di azoto all'anno. A volte le piante si riseminano da sole. Quando permettiamo alle piante di completare il loro ciclo vegetativo, molte si riseminano da sole. Dopo possiamo trapiantarle dove desideriamo per continuarne la coltura. Queste sono bietole e possono essere piantate anche ai lati bassi del bancale. Le tossature dell'erba o del prato possono essere utilizzate come pacciame, ma bisogna assicurarsi che non contengano semi e che siano appassite. Mulch, in italiano pacciame, vecchia parola francese caduta in disuso e che non utilizziamo anche se intanto è diventata inglese, significa copertura fatta con qualcosa di morbido. Il pacciame, quindi, è una copertura costituita da una qualsiasi sostanza purché sia biodegradabile. Si possono fare pacciami di carta, cartone, lana di pecora o differenti tipi di paglia. Con la paglia d'avena si evitano gli attacchi dei funghi parassitari. I gambi secchi del mais e gli scarti della soia attirano gli streptomiceti che secernono antibiotici benefici per le piante coltivate. In natura, qualsiasi terreno vivo si mantiene coperto o con un pacciame di foglie e detriti della foresta o con una copertura vegetale viva. Le foreste creano i terreni più fertili. Una copertura organica permanente del terreno è necessaria per mantenere la terra fertile. Qui vediamo foglie e legno della foresta decomposti e sparsi nei corridoi. Come per una qualsiasi altra agricoltura, il primo anno bisognerà compiere dei lavori di diserbo durante la creazione dei bancali. Ma con il passare degli anni il diserbaggio diminuisce. Si tratta di un sistema evolutivo. Le anatre corritrici indiane sono grandi mangiatrici di lumache, per questo si trovano nell'orto. Ma essendomi resa conto che sono diventate vegetariane, non le consiglio più come predatrici. In ogni caso, bisogna introdurre il maggior numero di predatori possibile. I ricci, le lucertole, gli orbettini, i rospi e le rane si nutrono tutti di lumache. Anche i carabi, simili agli scarabei, qui ne vediamo uno che brilla nel buco, mangiano le lumache. Questi cilindri di rame sono utili per il trapianto delle insalate nella fase critica in cui le lumache se ne nutrono. Fuori dalla cucina possiamo fare delle spirali per le piante aromatiche. In queste ho piantato tre tipi di salvia,
del timo, della santoreggia, del dragoncello, del prezzemolo e in cima vediamo una pianta di cappuccina. La calendula protegge tutte le piante dai nematodi, in particolare i pomodori e le patate. Inoltre è commestibile. Altre piante utili da mettere nell'orto sono l'assenzio, la citronella che allontana le tarme e la pieride del cavolo, la cappuccina che protegge dai nematodi e allontana il coleottero dei fagioli, gli afidi neri del cavolo e i parassiti delle zucche. Guardate nel mese di luglio quanto sono cresciute le piante. Le bietole che vedete sono quelle trapiantate all'inizio del filmato, cavolo e i parassiti delle zucche. In questa agricoltura, un altro partner per la fertilizzazione del terreno è il lombrico, il verme lavoratore che si nutre di piante morte, foglie, gambi e radici e non di compost. Si nutre anche di carne, grasso crudo e della frazione minerale del terreno. I lombrichi ogni giorno producono tante deiezioni quanto è il loro peso. In un ettaro di terra non traumatizzata dalla lavorazione del terreno possono produrre più di 10 tonnellate di cumuli all'anno, ovvero il 5% del totale del volume del terreno. I lombrichi possono aerare a una profondità di 5 metri. Le gallerie che scavano, stabilizzate dal muco, favoriscono la crescita delle radici. L'humus, formato dal muco, impedisce l'erosione. Nei terreni sabbiosi, gli aggregati prodotti dai cumuli migliorano la ritenzione idrica. I lombrichi sono i primi produttori di terra vegetale. In una prateria producono 1500 kg di biomassa. Qui possiamo vedere come vengono raccolte le insalate. Vengono tagliate permettendo che le radici restino nel terreno. Fate attenzione a non calpestare il bancale, altrimenti il terreno si compatta e non riesce a respirare. Bisogna sempre stare attenti a non compiere gesti che possano nuocere alla vita del terreno. In questa agricoltura dal suolo selvaggio, le piante di cui non si usa la radice vengono tagliate e non strappate. La radice viene lasciata nel terreno per nutrirne gli abitanti e per permettere all'humus microbico di aumentare, mentre quello residuale si sviluppa. Siamo nel mese di agosto. Questa lattuga che è stata tagliata è ricresciuta. Come le altre piante colte nello stesso modo, fiorirà e farà i semi. I garofani indiani e le calendule sono sparse tra le piante dell'orto. I fiori sono utili a tutto il sistema. Attirano gli insetti impollinatori e i predatori benefici. Come potete constatare, l'assenza di compost o altri concimi non ha in alcun modo inciso sulla grandezza e la qualità delle piante. Le zucche invernali verranno raccolte successivamente, i cavoli durante tutto l'autunno e l'inverno. Ecco i porri e le lattughe ai lati dei bancali. Ecco i porri 3 mesi dopo il trapianto che avete visto all'inizio del filmato. Le lattughe sono state trapiantate continuamente. Queste piante di pomodoro non hanno avuto bisogno di alcun trattamento per restare in salute ed avere una buona produzione. Queste carote, questa fitta vegetazione, devono essere sfoltite.
Abbiamo aspettato un po' affinché il prodotto raccolto fosse abbastanza grande da poter essere mangiato. Per sfoltire potete scostare il pacciame, ma è importante ricordarsi di rimetterlo a posto una volta terminato il lavoro. È autunno. Il raccolto estivo è giunto al termine. Trapiantiamo le insalate e i porri tra le vecchie piante alle quali permettiamo di completare la crescita, giungere a maturazione, terminare il ciclo vegetativo, fare i semi. A fianco disponiamo nuove piante e inneschiamo un ciclo continuo in cui il terreno non è mai lasciato privo di piante o radici. Le radici sono necessarie al terreno come il sole alle piante. Se volete migliorare la vostra terra, inserite una grande varietà di piante. Quante più ce ne saranno, tanto più ne gioverà tutto l'insieme. Ma soprattutto, permettete alle piante di morire e decomporsi là dove sono vissute. Lasciate sempre la parte inutilizzata della pianta là dove si trova. Lasciate che si integri al terreno, non infossate nulla. In questo sistema eterogeneo ci saranno sempre radici lasciate nel terreno e parti aeree della pianta che copriranno la terra come un pacciame. Questo basta a mantenere vivo il suolo. Il suolo sa nutrirsi da solo. Riempirlo troppo comporta solo problemi di indigestione e malattie alle piante. Questi bancali sono ricoperti dal sedano che non è stato né colto né utilizzato quando era maturo. I bancali sono coperti anche da una vegetazione spontanea, le cosiddette erbacce, che avrebbero dovuto essere tolte durante l'estate. Adesso c'è un gran lavoro da fare. Bisogna strapparle con tutte le radici, lasciarle appassire nei corridoi e rimetterle sui bancali come pacciame, quando non ci sarà più il pericolo che le radici prendano. Nonostante possa sembrare un sistema blando, il diserbo manuale è definitivo. Una volta strappate via le piante, non torneranno più. Non avendo rimescolato il terreno, i nuovi semi non possono germogliare, e la presenza di erbacce diminuisce di anno in anno. Il sedano tagliato viene aggiunto al bancale come pacciame, anche se ha fatto i semi. Dalla pianta spunteranno nuove foglie che potranno essere colte e utilizzate per il consumo umano. Tutto quello che cresce in questo orto può essere utilizzato come pacciame.
A completamento delle informazioni di questo filmato potete leggere Il suolo e l'erosione di Marc Bonfil, Le trasmutazioni biologiche di Louis Kerouran e Permacultura di David Holmgren e Bill Mollison. Discardo e Sfera Cavallo. Benvenuti anche a coloro che sono arrivati da poco. E il grande assenza anche per questione di stazza è Marco Pettinelli, il nostro terzo amico socio, che è un grande personaggio. Che ha l'influenza. Peccato che non sia, anche perché lui ha un ruolo, come dire, avvocato del diavolo, noi siamo, diciamo, i filosofi, gli esistenzialisti, no? Che vedono in questa esperienza un mondo bellissimo, un'esperienza di vita, lo è, per noi lo è, anche per lui, anche se lui non lo dice. Lui invece, lui tende a dire sì, però, come fa lui, come con la sua voce, com'è? Beh no, però dite un sacco di cavolate, insomma, è così, lui c'è sempre la sua teoria perché, diciamo che vuole testare. Anche lui non se la fa raccontare, la vita la vive e in base alle sue esperienze. Ha tre figli, quindi ha tanto da dire, tanto da fare, lavora, quindi come tutti, insomma, non se la fa raccontare. Ecco che uno magari allora si fa così, lui prima lo prova, poi lo testa e poi verifica. In effetti poi dopo, qui c'è da parlare tanto. Possiamo filosofeggiare un bel po', in sua assenza. Volevamo dare molto spazio però a... a, diciamo, domande, un dibattito, un colloquio, perché qui si tratta proprio di uno stile di vita, okay? Non stiamo parlando di fare un orto, perché fare l'orto, insomma, la difficoltà è all'inizio, poi il mantenimento dopo poi è diciamo uno stile di vita, okay? Allora qual è il miglior modo? Farvi vedere le foto di quello che abbiamo realizzato. Fabrizio, però prima diciamo una cosa del video, ci sono un paio di punti di cui parlare. Quando a un certo punto si parla dello strappare le piante, le erbacce, cosiddette erbacce, che noi chiamiamo piante estranee, che piano piano diventano piante ospiti, insomma, anche piante nostro, buone, anche, poi ci affezioniamo anche a loro, il nostro vocabolario sta cambiando in modo spontaneo e naturale. Non ce ne rendiamo quasi conto, parliamo in modo diverso quando parliamo del nostro orto. Le erbacce diventano piante strane, piante ospiti, sempre più simpatiche anche loro, no? Perché poi hanno anche se un ruolo, no? Fondamentale. La cosiddetta gramigna ha un compito importante, quello di proteggere il terreno. Voi dite, ma siete pazzi, proteggere il terreno, non per le scatole, la gramigna è una piaga. Però in natura ha un ruolo, la velocità con cui si propaga non serve altro che a ricoprire un terreno che in natura non dovrebbe mai essere nudo, delle sue fibre forti, compatte, per proteggerlo. Come diceva il video, in natura non esistono terreni nudi, perché riceverebbero troppo ossigeno. Deve essere un ossigeno filtrato dal sottobosco, da un effetto sottobosco che noi cerchiamo di riprodurre. Alfredo, scusa se ti interrompo, sì. Ragionava, e quando una cosa è viva,
produce anche in un disordine, produce un ordine, cioè si ricrea un ordine, solo se la cosa è viva, e questo lo fa la natura. Certo, poi ripeto, noi non siamo esperti, non siamo né chimici, né biologi, né agronomi, io sono un insegnante, tu che sei? Un rappresentante, ecco, di materiali. Marco è un cuoco e lui si avvicina un po' di più. Però ecco, forse è anche meglio così, siamo molto, molto immaturi, molto spontanei, molto diretti, no? Nei confronti della natura, senza filtri scientifici, per cui stiamo proprio registrando sensazioni importanti. E alla base c'è qualcosa, alla base di tutto c'è un'amicizia, noi condividiamo... Ci fertilizziamo il terreno, no, è importante. E dicevo, nel video si parla di strappare queste erbacce, no? E in realtà non è così, forse è una parte un po' obsoleta del video, ne parlava anche il nostro maestro, colui che ci ha formato in parte, dobbiamo completare la nostra formazione, ha detto, ecco, non si strappa un bel niente dall'orto sinergico. Quando si raccoglieva, lì si facevano, scorrevano le immagini della raccolta dell'insalata, lì si taglia l'insalata, non viene strappata, guai, perché si crea un terremoto. Si va a rovinare quel reticolo di fertilità e di equilibrio che la natura velocemente crea nei mesi, negli anni, no? Di anno in anno l'orto sinergico, proprio per questo spazio che si lascia alla natura, diventa sempre più forte, sempre più vigoroso, sempre più fertile, non si impoverisce, perché la natura provvede per difesa dagli agenti atmosferici, dall'attacco degli insetti, eccetera, a fortificarsi. Per cui neanche le erbe si strappano, si tagliano alla radice e si lasciano lì, sul bancale, a pacciamare, a marcire. Noi le lasciamo sul camminamento per adesso, forse perché rimane ancora un po' di antipatia verso di noi. No, lo dice anche nel video, noi lo facciamo per così, per praticità, in realtà poi dopo c'è la teoria, è che vanno lasciate seccare sui camminamenti, per poi dopo avere la sicurezza che poi non prendano, quando sono secche riformano, diciamo, il pacciame da mettere sopra. Certo. Quindi, poi noi abbiamo creato qualche teoria, con la pratica abbiamo creato la pratica. Quindi poi lì, anche qui si parla di diserbo, no? Inizialmente il diserbo, ma il diserbo no. È una parola che mi fa venire l'orticaria, sinceramente. Loro dicono il diserbo iniziale per fare tabula rasa delle erbe strane, no? Ma se proprio hanno una situazione da giungla vietnamita, io non lo so, però insomma, nelle nostre zone una situazione così difficoltosa non si dovrebbe presentare. All'inizio si deve arare il terreno, si deve fresare, si deve rendere molto farinosa la terra, dopodiché però non si tocca più. Non si deve più toccare con zappe, con erpici, con aratri, mai più, guai a farlo, perché si impoverirebbe il terreno, si andrebbero a distruggere, lo ha detto chiaramente il video, quegli equilibri, quei reticoli di humus e di fertilità vegetale e animale che deve permanere, che deve creare una stabilità. E appunto per questo che quando si parla di permacultura, la cultura della permanenza, della stabilità e dell'autoriparazione, si parla proprio di questo. Se si va a disturbare questo equilibrio che con grande fatica, o forse neanche, insomma, la natura provvede anche abbastanza rapidamente, si parla di anni chiaramente, i tempi della natura sono comunque rapidi, la nostra percezione del tempo è alterata, ma i tempi della natura sono comunque rapidi, ci vogliono anni. Un orto maturo credo che possa essere considerato in una decina d'anni, un orto sinergico, quando non si fa più nulla, si provvede a custodire come se fosse un giardino, un orto. Fabrizio? Andiamo avanti. Diciamo che abbiamo strutturato una presentazione proprio per farvi capire proprio come funziona con la nostra esperienza, no? Quindi prima abbiamo visto la teoria del video di Emilia Hazelip, che è presente anche su YouTube, ve lo potete andare a rivedere se avete dubbi, e noi poi l'abbiamo applicato con l'utilizzo diciamo importante del nostro maestro. Forse le domande dopo? Ma sì, se è importante magari. Sì, abbiamo visto di tutto, però la cosa principale forse l'irrigazione non l'abbiamo visto. Ok, infatti ne parliamo, è importantissimo, meno male che l'ha detto, giusto?
c'è da parlare tanto di irrigazione di acqua. Partiamo? No, penso che non sia. Si vede meglio, sì. Ecco, lasciamo il buio. Vogliamo, accendiamo un po'. Sì, dai, non mi fermo. Si vedono male le foto, però. Però l'altra le vedete bene le foto da lì, si capisco. Allora, qui si vede l'orto sinergico di Castel Viscardo e lì. È lì in una proprietà di Alfredo Bianchini e noi tre amici abbiamo deciso di fare questa esperienza insieme con l'aiuto e la supervisione del nostro Bianchini Senior. Allora andiamo avanti, ci dovrebbe essere la foto, ecco, del niente. Ecco qui, come vi dicevo all'inizio, l'orto deve essere comunque preparato in questo modo, in modo tipico, no? Questa è aratura o con la fresa? Come viene? Fresa, aratro, fresa, tre passaggi. La terra deve essere sfinata molto all'inizio. Ecco, da capire bene che questa situazione si presenta negli orti cosiddetti tradizionali ogni anno. Certo. E è aberrante tutto ciò, secondo me, e non uso mezzi termini. Ecco, questo invece è l'orto a metà maturazione. Credo. Secondo quanto è tempo è passato qui secondo voi? Sei mesi, un paio anni, no? No, no. E beh, non ci vuole. Adesso le piante lunghe verranno, non ci saranno. Neanche tre mesi. Lunghe. Tre mesi. Neanche tre mesi. Sono sceso dentro la terra le piante. Che tu l'hai dai? Sì, sono rimaste lì, hanno tenuto la terra. Ma per arrivare ci siamo mangiati i pannocchi. Quindi ripetiamo la teoria. Quindi i bancali sono dei cumuli di terra, che lì si spiegava che dovevano essere alti 50 centimetri, ma quello è un terreno che sta nel nord della Francia. Probabilmente dalle nostre parti va bene un'altra teoria. E il nostro sempre mentore Max Petrini ci dice di alzarli circa 30 centimetri. Hanno una larghezza, diciamo, alla base di 120 centimetri e la teoria è quella della stretta di mano. La distanza, che c'è da due persone si stringono la mano è, diciamo, quella della larghezza di un bancale, perché mai va calpestato, perché si diceva prima di non compattare le zolle, perché poi toglie ossigeno alle strutture, cioè, no, diventa quasi un terreno sacrale, guai a toccare. Lateralmente ci sono delle paratie, no? Guai. Lateralmente ci sono delle paratie o no? Paratie. No, è solo la terra che scende. Però io ho visto altri orti sinergici, uno dei quali è del nostro insegnante, che ha dei sostegni in legno, sì, o anche erano terrazzamenti forse. Perché il suo orto è in un pendio, sì, quindi forse anche per motivi proprio di nella teoria, diciamo, dall'acqua, nella teoria eccellente, diciamo, della produzione di un orto, il miglior orto è quello orizzontale, perché non diciamo, non favorisce il dilavamento delle sostanze che si creano nell'orto. Poi c'è tutta una teoria che magari in una fase evoluta della vostra formazione, se lo volete fare, che si chiama lo studio, no, di come posizionare i bancali, che noi da bravi, diciamo, creatori del nuovo abbiamo fatto tutti dritti e paralleli, diciamo, alla struttura. In realtà vanno a essere, diciamo, si devono sposare con le curve dell'altimetria del terreno, quindi c'è da studiare un po'. Noi abbiamo fatto tutte dritte. Beh no, lì no, va bene uguale no, perché lì stiamo sempre parlando di cultura, bisogna capire come farlo, c'è l'archipendolo, ci sono delle tecniche su come creare, diciamo, il bancale, no? Per non favorire il dilavamento delle dipende anche dal pendio, diciamo, leggero, magari che ci sia anche. Sì. C'è una teoria anche lì, c'è da fare esperienza. Qui si parla anche di sfruttamento delle sostanze sinergiche che noi abbiamo a disposizione. I primi colpi di rastrello sì. E di zappa. All'inizio si fatica, un bel po'. Costruirlo. Anche se eravamo così presi e entusiasti che la fatica non l'abbiamo neanche sentita. Bisogna fare queste aiole a colpi di zappa, c'è poco da fare. I bambini ci hanno aiutato, i nostri figli, amichetti di Lorenzo e Nicola. Vai.
Ecco qua, l'irrigazione. Tubo gocciante, impianto a goccia, comodissimo. E tu dicevi che c'è da dire molto sull'irrigazione. Molto, insomma, molto, se non siamo qui ad annoiarvi con troppe informazioni tecniche. Diciamo che io, se penso all'aspetto dell'irrigazione, penso al libro di Fukuoka. La pronuncia giapponese, io giapponese lo parlo poco. Ok. La rivoluzione del filo di paglia. Ecco, la paglia è un elemento fondamentale, soprattutto all'inizio. La paglia serve a trattenere l'umido, a fare in modo che l'acqua che viene fatta cadere sulla terra del bancale da questo sistema semplicissimo di irrigazione a goccia rimanga il più a lungo possibile sul bancale. E per far ciò, ecco, si crea uno stato di ombra, no? Di protezione del bancale e di trattenimento dell'umido. Quindi io ricordo benissimo che in piena estate i pomodori, che è vero che non necessitano di troppa acqua, anzi potrebbe essere dannosa, si adacquavano anche ogni tre giorni. Poi facciamo degli esperimenti, andavamo proprio al limite, no? Quando vedevamo che le piante non ce la facevano più, davamo acqua. Però volevamo provare fino a che punto si potesse arrivare. In piena estate si toccava la terra sotto il pacciame e era ancora umida, specialmente affondando le dita si sentiva che c'era ancora dell'umido grazie al pacciame. Quindi la domanda era: quanta acqua? Noi pensiamo poca acqua, ci vuole acqua perché le piante hanno bisogno di acqua, ma c'è bisogno di sole, di acqua, il necessario all'inizio, magari senza... Alfredo è un grosso osservatore, per sua natura, poi siamo tutte persone diverse, dipende poi anche quanto tempo hai tu da dedicare, no? Osserva la pianta, tocca con le mani quanta sia umido il terreno, se non necessita è inutile tagliarla. Giusto. Questa è la teoria, diciamo, poi applicata. Poi è quanta acqua, quella che serve. E noi tante volte proprio non le abbiamo data, ma per tanto tempo, 2-3 giorni, con quel sole intenso, tu toccavi la terra la sera e dentro 5-6-7 centimetri di terra, quella la crosta principale che è un po' secca dall'estate, dentro era... Poi considerate questa facciamatura, sempre questa paglia sopra che la trattiene. C'è qualcuno che nelle teorie, diciamo, estreme mette delle assi di legno, anche, diciamo, un vecchio, non utilizzato, al centro del bancale, proprio perché il legno acquista umidità e la rilascia nel tempo, quindi questa è un'altra cosa. Ecco, adesso esco le altre immagini. Qui siamo, ecco, vedete l'impianto di irrigazione, è semplicissimo, vedete un tubo principale di conduzione dell'acqua, qui c'è un bobinetto, poi raccordi e poi i tubi goccianti, no? Che fanno cadere le goccioline. Si irrigava per un'oretta e mezza, così, e si chiudeva e si lasciava che l'acqua andasse le piante sotto la gotta di paglia. E poi una parentesi importante: si deve poi eliminare la paglia, cioè la paglia non è che deve essere una situazione permanente, la pacciamatura con la paglia. Nel corso di anni, credo, la paglia non si deve più usare, non si può sempre usare, ma perché usarla quando non è più necessaria? Bisogna fare in modo che si guidi la natura affinché produca una colonizzazione virtuosa di piante commestibili, anche spontanee, il 70% delle piante spontanee sono commestibili, che si andranno a sostituire le piante più disturbanti, più... A me stanno simpatiche anche loro. Ma sì, non so, disturbanti. Però ecco, sì, diciamo che quelle che più che succhiano, ad esempio la gramigna, si mangia un bel po' di azoto, insomma, può disturbare pesantemente il pomodoro. E quindi, diciamo, diciamo che le piante che tu decidi di permettere che colonizzino quella zona scacceranno proprio a colpi di gomito le altre. La paglia deve impedire, no? che ciò avvenga, però nel corso degli anni la paglia non verrà più usata. Si creerà proprio un giardino
quasi totalmente commestibile praticamente. Quindi andiamo nella teoria, applicata alla pratica, eccolo lì che abbiamo fatto la prova dell'impianto a goccia, abbiamo la prova che l'acqua sta da tutte le parti e lo possiamo chiudere e pacciamare. È preferibile fare un impianto prima di riattare e mettere la pacciamatura, se no è complicato poi capire se c'è un problema nell'impianto. Allora, poi dopo, siccome questa poi è l'esperienza, siamo andati in visita presso il vecchissimo orto del nostro mentore. Del mentore è a Bolsena. Questo è il nostro, è Castelvisa. Questo è l'orto. Questo non è di Zia Vera Lorenzo, questo è l'orto di Max Petrini. È la persona che ci ha insegnato a fare l'orto sinergico. Come vedete è una conformazione già da giardino, sembra un giardino orientale qua. Ha 11 anni questo orto e come vedete non c'è un filo di paglia, c'è soltanto una colonizzazione di piante non disturbatrici delle piante commestibili. Questo è una aiola per le carote. Le carote vengono ancora coltivate un po' così a spaglio, in modo tradizionale. Dei mattoni puri al centro. Sì, 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 poi anche la. E tenere diciamo, la terra. Sì, perché continuano. Ripeto, questo è un terreno che sta su un pendio, quindi favorisce il terrazzamento, tiene un po' la terra. Quindi sopra le carote non deve essere più la paglia? Noi la mettiamo. La mettiamo. Lui no, neanche lì, non più. Ecco, qui abbiamo le piantine pronte ad essere piantate. Dopo si attiva tutta una serie di persone che stanno in questo mondo dell'orto sinergico e c'è molta generosità, quindi chi vuole intraprendere questa funzione otterrà anche di questi aiuti. Queste piante qua, che così a vedersi sembrano piccine, sono molte e molto vigorose, ci sono state donate da Massimiliano, donate, come dice Fabrizio, poi ci si sente molto solidari in questa lotta all'aggressività alla terra, no? Al consumismo e tutto ciò che poi sono valori importanti per noi, per cui c'è questa voglia di trasmettere tutto ciò, è il motivo per cui siamo qua. Queste sono piante aromatiche che sono fondamentali e poi vi dirò perché. Piante classiche da mettere in terra, le zucche, ecco, poi ci sono le canne perché dobbiamo creare una struttura di tutori, no? Che permettano alle piante che sviluppano in altezza di aggrapparsi e di salire verso l'alto. Questa cosa è divertente, non andare a fare le canne, insomma, le trovi da tutte le parti. Con il permesso del proprietario, sì, abbiamo preso le canne. No, l'altro giorno stavo, adesso c'ho la foto qui, la devo trasmettere, ero dentro al Vaticano a fare un lavoro con i mattoni e insomma ho visto le canne, chissà se si possono prendere queste canne, ero lì dietro, voglio le canne, andare al Vaticano a fare le canne, insomma, ci saranno le posti. Non sono le canne al Vaticano, sono le colonne quelle. No, sono canne, cioè, no. Lì dietro, ho anche fotografato. E quindi tutto parte, si progetta, perché c'è bisogno di un progetto. Qui stiamo ancora lì alla recinzione. La recinzione serve perché arrivano gli animali e fanno i loro picnic. Ecco. Ecco, qui si vede anche bene. Sì, qui si capisce che cosa sono le strutture e poi come viene gestita. Ah no, qui si parlava di recinzione perché proprio noi abbiamo documentato tutto. Dice, vabbè, se c'è qualcuno che vuole intraprendere questa funzione, gli diciamo come si fa. E paglia, adesso parliamo di paglia. La paglia per la facciamatura, anche qui abbiamo avuto l'aiuto di tante persone, sia di chi produce una paglia del nostro, che ha bisogno del nostro stile, che non ci abbia i pesticidi all'interno. Sì. E vogliamo parlare paglia biologica. Paglia biologica. Vogliamo parlare di chi ce l'ha data? Certo, di. Dio. Dimmi qualcosa. Non a caso si chiama Claudio Pagliaccia. Claudio di Monte Viescolo. Sì, sì. È una persona anche lui molto entusiasta. Quando si parla di biologico lui si accende come una torcia. Lo conosco bene. Sì, sì. E ci ha donato la paglia.
No, volevo chiedere, ma i semi e le piantine che inizialmente vengono, sono selezionate, sono semi particolari, piantine particolari o anche quelle ordinarie vengono utilizzate? Perché siccome parliamo bella di domanda. Biologico, parliamo di qualità, sì, sì, bella domanda. Pensiamo che il mercato dei semi sia un mercato corrotto dal sistema, diciamo, di pesticidi al quale noi siamo, diciamo, contro. Però in alcuni casi devi per forza far partire la pianta. Parte da lì, in tanti casi ci hanno aiutato. Ci hanno aiutato da Castel Giorgio, Lorenzo e Landoni, che ci ha aiutato, ci ha fornito alcune piante di pomodori, tanti tipi di pomodori, almeno 6 stranissimi, che poi vi mostreremo, sono incredibili, dico per colori. E lì per esempio non c'è niente, in altri casi, cavoli, adesso abbiamo fatto le culture invernali, abbiamo utilizzato i semi in commercio, vabbè, devi fare, non mi bisogna vedere. No, però c'è da dire una cosa importante, che fa parte della pratica dell'orto sinergico poi la produzione di piantine proprie. Perché non avrebbe molto senso se poi noi attingessimo a fonti di altra qualità, perché se una pianta cresce in questo ecosistema, cresce forte, realmente forte, anche capace di difendersi realmente dall'attacco degli afidi, delle muffe, tutto ciò che aggredisce, no, il loro sviluppo, e quindi i loro semi, se riprodotti in piante, è come la genetica umana, no? O comunque, ecco, la genetica in senso ampio, ciò che è forte riprodurre replica tra forza, insomma, non è un'equazione matematica, ma tornando a parlare di piante, è così, è un fatto, insomma, poi è Ivano, funziona così, no, il gioco. Quindi noi abbiamo già iniziato a fare un semenzaio, è fondamentale, se si vuole fare il sinergico si deve passare per il semenzaio. Replicare la stessa tipologia di piante, la genetica che poi viene riprodotta, perché se tu inserisci delle piante deboli di vivaio, no, che si espongono così facilmente all'attacco degli agenti di aggressione, è come se fai due passi avanti e uno indietro. Ecco, questo era importante a dirsi. Vedi, camminamenti tutti quanti facciapati. E poi le colture che escono fuori da sopra, poi da parte, come spiegava prima, si mettono altri tipi di... Sì, sì, nelle parti laterali mettere gli alli, quindi la cipolla, perché tengono da terra, aumentano la struttura del bancale e poi comunque sono degli anti... contro gli insetti, così, degli insetticidi naturali, l'aglio e le cipolle, sì. Consociazione, quindi anche sinergia tra le piante, quella aiuta l'altra a crescere. Basilico, prezzemolo. Si continua a vedere la struttura, ci sono varie strutture, noi abbiamo applicata una, poi dopo il prossimo anno ci divertiremo a fare queste strutture, diciamo, tutori per le piante che crescono. Vedete, prima Fabrizio parlava, no, dell'errore che abbiamo fatto inizialmente. Nel senso, prima di contattare questo esperto, noi abbiamo iniziato per conto nostro e ci siamo fermati quando abbiamo capito che avanti non si poteva andare senza sbagliare, perché ripeto, non ci si improvvisa. Allora, l'errore è stato questo terreno scende, c'è un lieve declivio e noi abbiamo seguito l'andamento di questa piccola discesa, no? Costruendo i bancali assecondando appunto la discesa, no? È un errore, avremmo dovuto farli così, perché l'acqua scendendo giù, ecco, avrebbe trovato lo sbarramento del primo bancale, sarebbe penetrata lentamente nella terra, avrebbe preso le sostanze nutritive, no, presenti nel bancale, e le avrebbe portate nel bancale successivo, no? E così di seguito, no? In questo modo invece l'acqua scorre velocemente sui fianchi e non si ferma, e in un certo senso dilava. Intendete che il bancale rimane intatto perché l'acqua scorre ai suoi lati, però non svolge quella importante funzione sempre legata alla tecnica dell'orto sinergico, che prevede questo trattenimento dell'acqua. Allora, poi quando è arrivato Massimiliano Pedrini, ci ha detto, va bene, vediamo un po' di risolvere questo problema in questo modo. Ci ha fatto fare questo bancale di sbarramento
sì, che poi è continuata da L fino a giù, in modo che l'acqua cade qua e in qualche modo, insomma, sì, rimedia un po' all'errore che abbiamo fatto. In realtà i bancali dovevano essere tutti così. Così. E qui abbiamo piantato le erbe aromatiche, qui, lungo questo bancale. Vedete, qui ci sono erbe aromatiche. Le stesse sono state menzionate nel video. Quindi timo, rosmarino, assenzio. A me piace tanto l'assenzio, evoca. Le piante aromatiche sono fondamentali perché difendono realmente le altre piante dall'attacco degli insetti, tengono la larga dai parassiti. I parassiti. Ecco, questo è un altro elemento importante per l'orto sinergico. Lo stagno, il laghetto. Molto poco capibile poco. Ecco, il laghetto è importante perché attira la vita, tutto ciò che ha acqua, acqua viva, presente, attira la vita. No, Fabrizio? Guarda tu? E quindi abbiamo creato una struttura che è a seguire, no, credo? Eccola, vedete, abbiamo fatto una buca e abbiamo costruito un'aiuola a terrazze dove abbiamo messo delle piante aromatiche di diverso tipo. Piante aromatiche ce ne vogliono tante, tantissime, tutto intorno, così, proprio a difesa, come una muraglia che difende le colture. E quindi, anche per abbellire la zona del laghetto, abbiamo costruito questa aiuola. Eccola qua. Pian pianino lo stagno cresceva, pietra intorno, anche qui c'è una tecnica molto semplice, comunque facilmente realizzabile. Si mette poi un telo adatto per questi lavori. Vedete le piante aromatiche? A terrazzamento. E perché l'acqua banalmente attira, gli animali devono bere, quindi in brevissimo tempo si è popolato di rane, di rospi, di lucertole, le api che scendono e si chinano per bere, insomma ci sono anche momenti molto, molto suggestivi, molto carini, che i bambini li adorano, no? Tutti lì ad osservare la vita. Ci abbiamo messo dei pesci, pesci che mangiano le zanzare, pesci che ripuliscono dalle alghe il fondo. E chiaramente una rana, un rospo che vive lì, poi va a mangiare nell'orto. E cosa va a mangiare? Va a mangiare gli insetti nocivi, tutto ciò che trova, le cimici, mangia tutto ciò che aggredisce la pianta. Quindi è importante. Il muretto stesso diventa un condominio per le lucertole. Le lucertole svolgono la stessa funzione, devono mangiare. E vanno a mangiare lì, lì casa e bottega. Lì c'è la casa e lì c'è il mangiare. Per cui si crea un ecosistema. Si crea la vita. Sono i tempi della natura. Iniziamo a parlare di cosa poi produce l'orto, perché poi le chiacchiere diventano fatti concretissimi. Ora non fate come noi, se volete fare un orto sinergico non partite tardissimo. Tutti a dirci, ormai è tardi, ormai è tardi, mi ricordo era il 31 maggio, due punti, 31 maggio, zero prodotti dentro all'orto. Un po', adesso dobbiamo vedere il 31 maggio. Queste sono le melanzane, belle, buone. Poi c'è l'altro nostro amico Marco che ha voluto mettere i suoi, tutti i tipi di peperoncini. Terribili peperoncini. Le mangiate? I peperoni. No. Oh, i pomodori. E qui dei pomodori c'è da parlare fino a fine ottobre.
Beh, quest'anno è stato un anno particolare. Siamo partiti bene con i pomodori che ci sono stati donati da questo nostro amico, che aveva delle piante molto forti, nate da semi selezionati, non di serra, comunque piante già vigorose, infatti hanno faticato per partire e poi sono esplose. E noi chiaramente abbiamo, per rispondere anche in modo coerente al signore laggiù, abbiamo tenuto i semi e ripianteremo, riprodurremo questa situazione di grande vigore. Infatti non hanno avuto neanche problemi con gli afidi, sono piante molto forti, ecco. Filosa era niente uguale. No, quest'anno non è stata la stagione, non è stata male, la stagione non è stata. Poi se verremo attaccati. Se mangeremo le zucchine, come prenderemo l'attacco, perché a volte l'attacco per noi è una buona visita, una nuova visita. Insalata, quindi poi ti spuntano sti cespugli insalata dalla paglia, ma guarda che è emozionante vedere la mattina. Anche la peronospora è. Sono situazioni che comunque, se la pianta è forte, riesce a superare. Magari produrrà metà raccolto, ma comunque si tre prende, tipi diversi si prende quello che dà la terra. Quest'anno abbiamo prodotto questa. Ecco, questo tipo qua, buonissimo. E quella tonda. Eccola. Buona anche questa. Beh, la messa a dimora tardiva non ha prodotto delle cose gigantesche, però ci siamo accontentati. Poi eccole qua, la vegetazione questa. I fiori che sono importanti, eccoli qua. I fiori sono importanti, sì. Anche perché rendono tutto molto bello. Vengono messi all'inizio, al centro e alla fine di ogni bancale. E beh, poi arriva. Sì, le zigne, in particolare, i taggeti. Sono importanti perché tengono alla larga gli insetti e attirano gli insetti impollinatori invece. Tante cipolle. Spero che vi piacciono le cipolle perché ce ne vogliono tanti. Sono proprio come dei soldati a difesa delle guarnigioni, no? In difese, che sarebbero in difese se no. Ecco, vedete quante ne abbiamo. E di porri. Questa non l'avevo più tolta di coda. Speriamo che la presente qui non. Perché poi questi sono i frutti, poi i nostri veri frutti sono i rapporti che ci abbiamo familiari e di amicizia. Eccoli qua. Lorenzo e Gabriele. In tre abbiamo sette figli, quindi vanno tutti nell'orto. Per loro sporco, acqua, fango, divertimento puro. È un contesto anche molto educativo. E Lorenzo e Gabriele si sono scatenati sull'aiuola. C'è qualche ravanello. Dei ravanelli li hanno colti tutti quella volta, vero Lorenzo? Noi abbiamo colti tutti, fino il cappello era pieno. Vero? Il cappello era pieno. I pomodori, questa è un'ora. Oh, e poi dopo c'è l'arrivo degli insetti. Ahimè, un triste giorno. No, adesso sono quelli buoni, diciamo. Di agosto. Ah, questi sono quelli buoni, sì. Qualche foto ce la siamo permessa lì. Vedete, i fiori attirano gli insetti. Quelli buoni. Eccolo. E quelli cattivi. Sì. È come la vita. C'è il bene e il male. Ma che ti è successo una volta lì col cellulare, che ti sei confuso, ti vibrava il fiore, com'è? E tu hai risposto col fiore pensando che era il cellulare. Com'è? Sì. Racconta un po'. Sì, no, perché no, succede, perché la vita poi reale si confonde, c'è la realtà virtuale, e niente, praticamente stavo iniziando a cogliere i frutti della giornata, quindi fiori di zucca per fare le fritte, eccetera. E niente, a un certo punto vado a rispondere con una fiore di zucca, in realtà c'era un'ape dentro, il fiore di zucca, capito? Era lei che vibrava, era l'ape, insomma. Succede anche questo. Nell'orto succede anche questo. Oh, qui adesso a questo punto. Ecco. Parliamo di afidi, dai. A un certo punto sono arrivati gli afidi. Però secondo noi che fanno? Triste giornata uggiosa, arrivarono gli afidi. Tutti ce lo dicono. Arrivato il cattivo. Sì, non c'è l'edere dell'afidi, non c'è l'edere dei pulcioni.
Dice no, ancora no, arriveranno, e ce l'hanno tirata e sono arrivati. Eccoli qua. Che hanno fatto gli afidi? Come li abbiamo trattati? Hanno mangiato un po' di gambi. Proprio come ha detto Lorenzo, hanno mangiato un po' di gambi. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo osservato, perché il maestro ci diceva osservate, guardate, usate gli occhi e pensate, riflettete, decidete da farsi. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto che c'era una colonna di afidi lungo tutto un fagiolino, no? Questi sono fagiolini. Aspetta, no, non ti confonde con le cimici. No, ma c'erano anche gli afidi. Ah, sì, ok. Sì. E erano tutti lì belli, tutti quelli che mangiavano, che facevano pasto. E abbiamo detto, ma che facciamo? Allora, sì, dobbiamo fare qualcosa, il decotto di ortiche, il decotto di aglio, facciamo, copriamo, sì, adesso il pentolone, facciamo, accendiamo il fornello. Calma, aspetta. No, un momento, aspetta. Ma guardate che accanto non ci sono, sono solo lì. Ce ne sono altri qua, ma facciamoli mangiare, facciamoli fare il loro pasto. Perché anche loro devono mangiare qualcosa, no? E insomma, noi siamo stati più veloci di loro a mangiarci presto, innanzitutto. E insomma, li abbiamo lasciati lì. E sono rimasti lì. Se li avessimo disturbati, magari sarebbero zompati anche sulle altre piante. Magari ce n'erano anche pochi, grazie alla presenza degli agli, delle cipolle, no? Certo, sì. Perché l'orto sinergico agisce anche così. Poi Marco ci ha spruzzato anche un decotto di ortica, però poi l'ha abbandonato perché vedeva che poi non rimanevano lì così, non si muovevano, mangiavano. Noi poi siamo stati, ripeto, più rapidi di loro. No, c'avevamo esperienza anche intorno, che quando arriva gli afidi, quando arrivano, distruggono, colonizzano tutta la parte. Per esempio, a casa di mia madre ha messo i fagiolini e se ne mangiavi tutti, quindi praticamente li hanno attaccati tutti, e qui li hanno lavorato solo su un ramo, abbiamo lasciato perdere. Stanno andando bene così. Poi dopo, allora, gli afidi, chi si nutre di afidi? Le coccinelle. Bene, le coccinelle sono carnivore, bisogna prendere quelle cinesi, perché quelle cinesi poi mangiano anche quelle rosse, col manto rosso italiano, insomma, europee. Un po' di cultura, abbiamo visto le coccinelle, sono arrivate, un bel giorno arrivarono questi nuovi insetti, e tutti contenti, sono arrivate le coccinelle cinesi. Noi pensavamo fossero le coccinelle cinesi. Invece erano, eccole qua. Allora, sono le cimici in una fase iniziale di sviluppo, ahimè. Una volta io ne ho vista una riga nera, riga arancioni. Eccolo là. Quindi che abbiamo fatto con le cimici? Sono quelle. Con le cimici abbiamo... Più buone, quelle Lorenzo, sì. Ci hanno dato un consiglio, sempre il maestro Petrini, ha detto va bene, la fate così, siccome si prolificano, voi uccidete. Usate un insetticida. Un insetticida importante. E un'arma importantissima, se le distruggete 5 al giorno, tra maschi e femmine non si dovrebbero purificare. Eccolo qua, il nostro insetticida, anticimici. Praticamente è un barattolo con dentro un liquido particolare. Molto particolare, sì. Si chiama acqua. Praticamente torni sulla pianta, le fai cadere 4-5 al giorno dentro l'acqua, quindi poi le chiudi, loro muoiono dentro annegate. Considerato che poi 5 cimici uccise impediscono la nascita di decine di altre cimici, per cui noi abbiamo senza troppa fatica. Quando la mattina vai all'orto, vai a cogliere, ad aprire l'acqua, fai questa operazione, metti il barattolo sotto al coso del CD5 e torni ogni giorno. Non è un lavorone, però purtroppo questi, se continuano a mangiare, si nutrono. Poi fanno una cosa, le cimici hanno come una cannuccia e vanno, si inseriscono e mangiano, si nutrono della ninfa del frutto. Tu lo vedi che cresce con tranquillità, in realtà poi dentro il frutto non produce nessun effetto. Ecco. Comunque, Fabrizio, ne abbiamo avute poche, tutto sommato. Sì, ma abbiamo anche assunto questo sistema e poi... Ma si possono anche prendere e portarle altrove, senza ucciderle volendo. Vabbè. Se le metto in un barattolo le porto a 10 km. Sì, si può fare tutto. Si può fare. Volendo, sì. Sì, ti ringrazierà gli integralisti fino a questo punto di rispettare la vita anche delle cimici. Certo, si può fare anche così, senza ucciderle e portarle altrove, anche se... Questo altrove, sperando che non sia il campo del vicino. Beh, io porterei a quello, uscendo dal nostro campo, facendo tutti i ragionamenti nostri filosofici,
ci siamo accorti che un cartello c'è scritto diserbato, attenzione. Lì si possono, con lì li possiamo portare. Ma lì fanno una finaccia pure lì, però. Vabbè, capito, però. Vabbè, quindi quali sono i frutti che si possono mettere in orto sinergico delle nostre parti? Anche il cocombero. Ci ho messo il cocombero, che è venuto bene. Però non cresce più. Perché non cresce più? Bravissimo. Giusto? Lorenzo e Nicola hanno imparato tante cose. È l'unico cocombero che è venuto, gli abbiamo dato un nome, l'abbiamo chiamato Pietro. Quello imponente lì seduto. Ah, ecco. Ricordo quel giorno. E questi sono i primi frutti. Ecco, questi sono. Parliamo dei pomodori, diciamo, questi pomodorini gialli piccolini, come le ciliegie, erano buonissimi. Proprio. Poi pomodorini ancora più piccoli e quelli belli grandi. Le fragole a volontà, melanzane, cipolle, peperoni, insalata varia. E ogni giorno è una scoperta. Poi considerate il primo, cioè la prima volta, tre mesi di lavoro, e già ottenevi questo risultato, insomma, nelle aziende non si ottengono questi grandi risultati già all'inizio. La natura ti dà. Sì, mangiare i fiori di zucca. La natura ti dà di più di quello che pensi. Eccoli qua, tutti belli implotonati, questi pomodori strani che ci ha regalato questo nostro amico. Sono piccoli, sono striati addirittura di un azzurrino particolare, poi ce ne sono di verdi, ma che sono comunque maturi, si mantengono di colore verde, ma sono maturi e si mangiano. Gialli piccolini come delle ciliegie, fagiolini, quelli che non hanno mangiato, quelli che abbiamo preso con grande rapidità noi. Ecco, si scendeva, si faceva la spesa, si tornava a casa con... Ecco, d'inverno. Orto d'inverno. Questo è l'orto ieri, praticamente. Sì, uno di questi giorni. O l'altro ieri. Sì, uno di questi giorni con molto freddo. E, abbiamo piantato, vedete? Aspetta, che ho andato avanti, sì. Ci siamo ingranditi qua, ci stiamo ingrandendo. Stavolta abbiamo messo i bancali per il verso giusto, come vedete. E questi bancali hanno questo verso così. E quelli hanno il verso corretto. Questo è una stagna. Ecco, abbiamo messo le fave che intanto fertilizzano il terreno, lo arricchiscono di azoto, e abbiamo messo delle piante invernali. Comunque l'inverno, broccoletti, qualcosa produce, l'orto, finocchi, si sa, insomma, la natura lavora bene da primavera in poi. Come vedete, il nostro pagliaio ha assunto una forma quasi umana a forza di grattare la paglia e di ridistribuirla, perché comunque la paglia è bene metterla sin da febbraio in attesa delle colture estive, in modo che da febbraio la paglia si maceri e cominci ad arricchire il terreno, a tenere giù l'erba, erbe strane, e a creare proprio degli strati compatti che poi serviranno da sostegno alle piante. Ecco, poi abbiamo scoperto che in inverno ci sono anche tantissime piante spontanee che si possono raccogliere e mangiare, sono buonissime, veramente buone. E vedi, a Natale stiamo raccogliendo tante piante spontanee, 5 tipi a cui mi piacerebbe dare un nome ancora, ma mi istruirò in questo senso. Ecco, questi sono i cesti invernali, come vedete ce n'è in abbondanza e tutto quello che vedete è commestibile, tra sedani che sono molto resistenti, li abbiamo messi in estate, ci sono ancora. Insalate invernali, ci sono dei carciofi, ci sono, vedete, insalate di diverso tipo, radicchio e tante piante spontanee. Questo è un mio pranzo di fine estate, vedete questi pomodori striati di blu, rosso vivo, cipolle, quella bietola, gran turco, carote, tutto dell'orto. Gran turco dell'orto, sì. Ah, l'esperienza del gran turco sarà bellissima. Queste pannocchie lesse, cotte, arrostite, abbiamo mangiato in tutti i modi. Ecco, qui invece, vabbè, il nostro amico Marco che fa una pizza eccezionale, che la fa con questa farina che abbiamo poi preso su da Claudio Pagliaccia, che c'ha tutto un sistema, vi consiglio di conoscerlo meglio, questo signore che ha dei prodotti eccezionali. E da lì la pizza, poi insomma. Parliamo due secondi di come si progetta un orto, che poi è quello che abbiamo fatto, l'espansione. Eravamo a
mi pare 250-300 metri quadri, ci siamo, diciamo, ingranditi per il doppio, quindi attualmente è circa 500 metri quadrati l'orto. Si è pensato a fare questi bancali delle aiole, un nuovo laghetto e un bancale delle aromati come è stato riprodotto prima. Nella forma appunto che tende proprio ad abbracciare i bancali per proteggerli proprio, no? Qui verranno. Sì, e qui ci sono delle aiuole per lo spazio. E quindi, per piantare qui si è lavorati con la tecnica, ecco, si prende, si fa il bancale. Tecnica migliorata nel tempo. L'unica cosa che non abbiamo fatto è cosa? È la struttura di irrigazione. Però siccome ci sentiamo molto esperti, quindi quella verrà bene sicuramente, la faremo tra una mesata, insomma. Quindi abbiamo iniziato al primo bancale, la terra era molto morbida perché poi nel frattempo Alfredo e il padre sono andati a rilavorarla un pochino e abbiamo praticamente paglia messa, abbiamo coltivato, abbiamo messo, mi pare, qui fave e cipolle lateralmente. Considerate che in un bancale lungo 6 metri, anche degli agli, largo 1,20 m, possono essere consociate fino a 18 elementi. Questo è provato dal nostro. Cioè, tutto il bancale. Ci puoi mettere 18 piante diverse: pomodori, melanzane al centro, cavoli, verza, cipolle, agli, tutti insieme. L'insalata la metti dove c'è un buco. Sì, l'insalata ovunque. Quando trovi un buco, metti l'insalata. È facilissimo perché scansi, come faceva nel video, la terra, inserisci l'insalata, chiude e quella va da sola. Capito? Quando facile. C'è questa promiscuità, è commestibile. Il resto è paglia, c'è poco spazio per le piante strane, infatti non crescono, alla fine proprio non hanno spazio, non hanno ossigeno, non hanno modo di venire su. Ecco, quindi vabbè, i camminamenti sono importanti, anche perché una cosa importante dei camminamenti da dire è che questi non servono soltanto per camminare e per passare, servono anche per raccogliere il verde esausto dai frutti, che di stagione in stagione viene tagliato e messo non soltanto sopra il bancale, ma anche qui, anche sul camminamento. Ci si cammina sopra, si accelera la macerazione, va a nutrire la terra del camminamento, poi dopo alcuni mesi con lo zappetto si raccoglie il terriccio che viene formato sui camminamenti, proprio quando vedi che la terra è nera, macerata dalla paglia, dal verde, delle piante di pomodoro che ad esempio sono ricche di nutrienti che vanno a restituire, vanno a ritornare alla terra, quindi si raccoglie questo terriccio e lo si rimette sopra, per cui avremo sempre una situazione di leggerezza della terra e di fertilità, di nutrimento del bancale. Tenderà sempre nel tempo a compattarsi, ma poco, molto poco, però poi se c'è questo rinforzo sulla parte superiore si garantisce considerate che il sostegno della struttura. Con pochi giorni già era fiorito, vedete come fanno. Sono le fave, queste sono le fave, sì. Che poi stanno lì anche a nutrire. Ma poi dopo, giustamente, l'orto serve a noi, quindi abbiamo iniziato a decidere cosa ti piace. A me piacciono tutte le fave, il prossimo anno voglio tante fave. Tu che vuoi i pomodori? Bene, faremo i pomodori perché ci conservo, no? 200-300 kg di pomodori. E poi stiamo progettando l'idea di mettere. Parla della zucca caiote. Ah! Sì, quello ha poco a che fare con il sinergio, perché la zucca, la conoscete la zucca caiote? Messicana? Io la voglio considerare la patata facilmente producibile perché è vigoroso in una maniera incredibile, è un rampicante, produce un'enorme quantità di frutti e è molto conosciuta nel Sud America. La vogliamo far arrampicare in questa zona qua, qui c'è già un sostegno, crea un pergolato, si possono mangiare addirittura le foglie di questa pianta. Sono delle patate, tipo una patata con delle spine sopra, sono molto pungenti, fanno proprio male. E sono molto buone, si mangiano le esse, si fanno anche fritte, sono ricche di magnesio, di vitamine. Si possono coltivare tranquillamente anche sul giardino di casa. Crescono veramente da sole, non c'è bisogno di fare nulla. Vabbè, questa è le nuove strutture, quindi poi praticamente
riprendono il concetto di quello che era il disegno originale di Alfredo, il progetto che poi è diventato eseguito, cioè è diventato poi la struttura. Abbiamo quasi finito. Vedete la terra come scende qua così? Eccomi. Ecco. E un giorno Alfredo ci ha portato un regalo e si presenta con queste buste di erba. E vi assicuro che cotte, lessate, mangiate, sono tutte quante erbe spontanee cresciute, ci ha messo un po' per stirparle dalle parti non buone, perché poi c'è la paglia, eccetera, c'è da pulirle, e le abbiamo mangiate una per una. Io l'ho cotta insieme alla verza, era quasi un chilo di roba. Sì. Quello è un sugo che abbiamo fatto con gli aromi dell'orto. Dell'orto, pomodori, ma poi anche con i sedani e le cose. Quindi diciamo che l'orto sinergico a tutti gli effetti, per quello che è la nostra esperienza, è come una Ferrari. Quindi è come avere una Ferrari, perché piace il concetto di avere un grande valore all'interno della propria vita, e va condotta però con la professionalità, con la cultura, ok? E poi no, dopo, a proposito di queste Ferrari, c'è da dire un'altra cosa. Cioè che, aspetta, va indietro un attimo, vediamo queste belle Ferrari, no? Simboli del consumismo, no? Però a parte questo, mi ha colpito molto una frase del nostro, lo citiamo spesso perché, ripeto, è stato importante riferirsi ad un esperto. Il nostro maestro ci ha detto: adesso, alla fine dell'estate, voi avete quegli 8 bancali che avete che avete costruito e che vi hanno dato questi frutti, sono come delle Ferrari piene di benzina. Perché noi abbiamo detto: adesso cosa dobbiamo fare col cambio di stagione? Dice: lo so, tutti vanno in crisi quando cambia la stagione, cosa dobbiamo fare? Dice: voi considerate che i vostri bancari sono delle Ferrari piene di benzina. Ecco, considerate solo questo. Cioè hanno, proprio perché non... così rimangono, hanno in sé le radici dei pomodori, tutte le piante che abbiamo messo, le radici che si stanno macerando, stanno restituendo indurimenti, hanno il verde delle piante che non hanno dato più frutti, no? Che, ecco, sono, tutto è rimasto lì a macerarsi e a restituire i nutrienti in parte, non completamente, perché sarebbe troppo, perché l'ideale sarebbe una quasi assenza di ossigeno, ma chiaramente molto azoto si dissipa. Però in parte rimane, no? A nutrire. Quindi dice: non vi preoccupate, piantate ciò che è in inverno, si deve mettere a dimora, su quei bancali. Una volta togliete l'estivo, mettete l'invernale proprio lì dove sono. Quindi in questo senso abbiamo voluto mettere queste Ferrari qua, tanto per farvi intendere quanto è importante non toccare più ciò che la natura rende ricca e in vista anche del futuro, e con la dovuta calma. Sì, calma è fondamentale lì all'orto, quando vai a guardare, a osservare, è tutto fermo, mentre la natura c'è il cellulare, c'è gli appuntamenti, c'è la vita che corre, no? E nell'orto va tutto lentissimo rispetto alla nostra pensiero di vita. E quindi Alfredo ha messo queste salvie aromatizzate, una al limoncello e una all'ananas. Buonissime, con una fogliolina tu salvi il pomeriggio davanti. Salvia ornamentale, salvia rutilans, e si fanno delle design squisite, digestive, quando si è un po' gonfi la sera. Quindi sono le nostre piante aromatiche che sono lì a proteggere l'orto e anche a regalarci delle ottime tisane. E poi insomma ti fa pensare, questa tazza ti fa pensare anche, come dice lui, alla calma, ai tempi decelerati, no? Della natura, no? Si sente questo silenzio, questa bellezza assoluta di questa armonia, se produce armonia, se sei lì con l'intenzione di creare armonia, di non aggredire, di non rapinare la terra, di non sfruttarla, ecco, allora la terra ti restituisce tutta questa armonia e ti entra dentro questa armonia, ti fa bene veramente. E poi mi ha colpito una frase di un maestro Zen che diceva: tu ti puoi anche sedere, siediti e aspetta, la natura fa comunque il suo corso. E un po' si entra un po' in quella filosofia coltivando un orto sinergico. Punto. Finito? No, finito. Ci sono più immagini? Finito? Beh, no, le immagini ne abbiamo tante, però volevo adesso. Sì, beh, allora
Io, vedete, ho preso questi oggetti, li ho portati qui. Questi sono oggetti, questo già avete capito a cosa serve, a dimostrarvi che questo è l'unico insetticida da utilizzare, con, anche se crudele, morte per annegamento, terribile. Poi ci sono questi altri oggetti. Una volta che si preparano i bancali, si usa la zappa, no? Strumenti che servono muscoli, serve mal di schiena. Però dopo la zappa non si usa più, l'abbiamo già detto prima, lo diciamo anche adesso, perché è una cosa fantastica, perché tendenzialmente pigri o non più robusti come i nostri padri, cerchiamo di risparmiarci anche un po', le schiene. E allora sappiate che questi sono poi gli oggetti che dopo la messa a punto dei bancali verranno utilizzati. Sono oggetti di giardinaggio praticamente. Questo serve, vedete, no? Si pianta nel terreno, si fa spazio, si vuota, si crea un buco nella terra dove si mette la pianta o il seme. Poi ci sono queste forbici multiuso, queste servono a tagliare i fili d'erba che crescono, no? Che danno un po' fastidio. Poi si decide di lasciare comunque crescere una pianta spontanea che non si mangia, o forse è commestibile, con un limite di ricerca magari scopre che è anche commestibile. Con Marco abbiamo deciso, lui tu non eri molto, però abbiamo deciso di far crescere una pianta spontanea fino a questa altezza, era bellissima. Una pianta selvatica, l'abbiamo lasciata. Chiaramente laddove c'è lei non ci sono altre, che magari tendono invece a espandersi. Per cui ecco, no, alcune le lasciamo lì, se ci stanno simpatiche noi le lasciamo lì. Potete anche mangiarlo, perché no, quella è così alta che se viene sprecata dopo è un peccato. Certo. E poi c'è questa, ci sono le cesoie per tagliare le piante esauste. Si tolgono, si tagliano alla base, non si strappa nulla e si rimettono lì sul bancale. E poi un coltellino multiuso che non so ancora come utilizzarlo, però magari può servire. Tutto qua, giardinaggio puro alla fine. Beh, io non so, tutta questa gente, qual è il motivo che li ha spinti a dedicare tutto questo tempo a sentire due come noi che parlano di orto? Però se avete domande... Ah, io qualche domanda magari semplice, sarei anche ingenua, però me la faccio semplice. Allora, siamo, mi è sembrato di capire che al principio perlomeno la faccia matura solo con la paglia al sì. Principio, perché poi si aggiungono le erbe varie che si tagliano, sì. Si seccano, cioè. Però al principio giusto con la paglia. Allora, il video parlava anche di cartone. O carta, eccetera. È una scelta personale, a me non piace il cartone, perché ci sono delle vernici, ci sono i collanti, non mi piace che poi fa sciogliere tutto nella terra. Penso la paglia è più naturale e più sì. Pratica. Quindi quello può bastare. La pianta contiene anche cellulosa che nutre la terra. Sì. E quindi, e poi è bella a vedersi. E comunque, sì. Quindi quello può, insomma, per iniziare può bastare. Per iniziare, però è anche una cosa molto furba raccogliere tutto ciò che c'è intorno al campo, cioè le foglie di quercia. Ora, non si pensava ci fossero le foglie anche della pacciamatura, le foto con la pacciamatura delle foglie. Comunque... E basta uno strato quanto dovrebbe essere? Allora, si comincia a pacciamare a febbraio, in vista dell'estate. Sì. Si mettono 3 strati, 4 strati. A seconda, più se ne mette meglio in teoria, però è chiaro che non se ne possono mettere troppe, perché tutto si può, però dipende dal tempo che si ha, dalle risorse che si hanno. Io penso che 3 strati possano bastare. Beh, da febbraio. Sempre l'osservazione, questa è la base. Tu copri praticamente il bancale e poi dopo passa qualche giorno, piove, il vento, eccetera, porta via, continua a coprire, a un certo punto non serve più. Però appunto non so, al massimo 10-15 centimetri? No, uno strato fino di 1,5 cm massimo. Ah, beh, quando la paglia è fresca e lieve è un po' più alta, sì. Poi si abbassa, se volete ne mettete altra, oppure mettete anche delle foglie, raccogliete delle foglie. Io ho ricoperto i camminamenti di foglie di quercia, sono utili anche, tutto ciò che, ecco, attenzione, non ci mettete il falciame del prato perché potrebbe contenere dei semi e vi potrebbe portare nell'orto delle piante strane,
Quindi io le non... foglie sì, ma... Sì, le foglie sì, perché non hanno semi. Le foglie intorno al... Ma l'erba italiana? Io l'erba non la metto perché temo questo, però se si sta attenti, se magari l'erba è molto secca e vedete che non ci sono semi, mettetecela pure, lo dice anche quel video, no? Vi ricordate? Quindi, e non deve vedersi nessuno sprazzo di terra, nessuna macchia di terra, non si deve vedere, deve essere tutto coperto completamente. Poi mi è sembrato di capire che per esempio l'acqua ramata, questi prodotti qua non vanno utilizzati. No, niente. Perché, ma vedete che pomodori sono. Perché a volte si sente dire che, non so, l'acqua ramata per esempio è considerato biologico, no? Il bordolese dice che va non considerata biologico, è la cultura biologica. Che ci dici, Ivano? Il fato di rame si usa in agricoltura, in biologia, è uno dei prodotti ammessi. Ma io sono portato a pensare. Sì, c'è differenza tra il biologico tradizionale, diciamo, di colture e ciò che fate voi? Sì, penso di sì. Ma noi non siamo azienda, quindi. Cerchiamo. Quando fai la conosco, io in particolare conosco, l'unica cosa che vorrei è la mano. Però, secondo me c'è un però. Io, ad esempio, parlando con i confinanti, no? C'è un confinante che parte col suo trattore e va a mettere il ramato. Gli ho detto, ma non glielo dare, ma sei matto, ma bisogna darglielo, ma la stagione, la pronospera, questa stagione non... Insomma, promette bene, dai, in fondo se poi ne cogli... No, io la do. Allora, secondo me questa tendenza a dare il ramato a prescindere dalla stagione, si è persa l'osservazione, la sensibilità nei confronti del contatto con la natura che avevano i nostri padri, per cui si tende proprio con la mentalità imprenditoriale, anche se imprenditori non si è, questo è un paradosso, creare questa serialità, poi la pianta diventa sempre più debole, sempre più debole. Come detto prima, è osservare, no? La prima bolla che vedi, sai che c'è la necessità, gliela dai, se gliela dà a priori. Se la stagione come quella passata non c'è necessità, non gliela dà. Ma delle stagioni, ma due anni fa invece è stato molto diverso. Vediamo le olive, quello che ci hanno avuto, due anni fa è stato un problema. Certo, le cimici, per esempio, le olive, invece di ucciderle, se tu fai macerare aglio, peperoncino e fiori di topinambolo, loro se ne vanno. Abbiamo fatto un decotto leggero. No, non deve cuocere niente. Sì, anche ma al sole. Funzionava. L'abbiamo spruzzato e quelle se ne sono andate, però poi abbiamo visto che non c'era neanche bisogno di quello. La stagione andava bene così. Quando non piove molto, quindi è un po' controverso. Cioè, sento che voi non la usate, la consigliate a loro. Se proprio io non lo so che faremo se ci dovesse arrivare la catastrofe, ma io no, perché vedi, noi non dobbiamo vendere. Io sono portato a pensarla così: se i pomodori non vengono, mi mangio le zucchine. Pazienza. Però capisco che chi produce per vendere è schiavo di un meccanismo da cui non si può prescindere. E allora, però, ahimè, la risposta alla medaglia è che secondo me la pianta si indebolisce perché va a dipendere sempre di più da quel rinforzo. E la pianta non reagisce, si impigrisce, no? E allora, dal mio punto di vista, come facevano tanto tempo fa i contadini, quello che veniva, però magari l'anno successivo veniva un raccolto maggiore, tiravano le cinghie, andavano avanti, e però di anno in anno la pianta diventava sempre più reattiva, la genetica, poi facevano i semi gli vecchi, e allora diventava geneticamente più forte. Invece adesso no, adesso si tende a operare come se tutti fossimo degli imprenditori. Ma perché? Perché ce l'hanno messo in testa. Con tutto il rispetto per la categoria, chi deve vendere ti dice dagli questo, che, cosa, dagli questo che vedrai. Si innesca un meccanismo. Ma un morto di famiglia Che senso ha? Non ha senso. Vogliamo parlare di questa guerra tra produttori. Io ho più zucchine, la semplicità. Ma voi ce li avete i pomodori? Ma i pomodori sono venuti. Ma quanti?
ci sono venuti essi a vedere io quanti ce l'ho avuti, pieni, casse, pieni. E poi che ci fai con quelli che sono? Non sono rimasti lì perché non sapevo più che faccio. Oppure le regalano magari. Oppure e non chi te le dà? Ma quando c'hai una super produttività? Ma non c'ha senso, certo. È per questo che poi anche il tuo modo di pensare cambia, no? Proprio cominci a pensare come gli antichi produttori, quelli che non dovevano vendere nulla, dovevano sopravvivere. Noi abbiamo questo privilegio, è un privilegio anche. Però ecco, per questo poi vogliamo parlarne a quelli che ancora dicono se non gli dai niente non ottieni niente. Vogliamo sfatare anche il mito che l'orto è basso, no? No, perché noi l'abbiamo rialzato. Infatti io ho portato questo banchettino per dire che noi operiamo sul bancale così. Mettiamo una seggiolina, belli dritti con la schiena, e con questo qua facciamo quello che dobbiamo fare, no? Perché il bancale è così. E poi si non è basso l'orto. No? Voleva chiedere una cosa. Sì, proprio il bancale, cioè... Io sono obbligata a fare il bancale alto 30 cm o 40 eccetera, oppure volendo, facendo semplicemente quel lavoro lì sulla terra e anche lasciandola bassa e coprendola con la paglia funziona lo stesso? Funziona lo stesso. Però si è costretti a zappare di anno in anno. La paglia dovrebbe essere il pacciame che chiude. Prego. Non è la paglia che dovrebbe essere il pacciame che sì, impedisce la crescita. Però secondo me, io ripeto, non siamo esperti, però credo di intuire che. Qual è se... la ragione di questo cumulo? Allora, la terra rimane più leggera, c'è più aria dentro che mantiene perché non viene più toccata. La terra del bancale non ci puoi mettere un piede per qua e se uno ci mette un piede diventa proprio un altare, proprio un sacro, no? E quindi non si compatta più così facilmente, ma se è raso terra non c'è base. No, raso terra, ma magari un pochino. Quello dell'orto tradizionale è un pochettino, sarà tanto così, ma c'è, no? Non ci sono i solchi. Aiuola dove... Non ci sono, ci sono i solchi. È soltanto è più comodo quando una volta che c'è il tumulo, sicuro, ma bisogna farlo. Bisogna fare il tumulo. Sì, perché secondo me... E poi i bancali diventano dei veri e propri contenitori di umido, sono dei serbatoi di umidità. Specialmente quando tu dai il tempo alle piante di far crescere le proprie radici dentro, la terra rimane... sostenuta, no? Dalle radici stesse. Sì, però in teoria più è soffice e più tenderà a evaporare. Beh, apposta c'è la pacciama pura, no? Nel senso sì, che la paglia impedisce l'evaporazione. La riduce moltissimo. Sì, come il banco. Poi osservando le nostre aiuole è visibile all'occhio che un po'. Dimagrire, no? Quindi un po' compattarsi comunque, ma mai troppo, perché le radici rimanendo dentro la terra la sostengono. Grazie, buonasera. Grazie. Poi un altro vantaggio dei bancali è che l'acqua scorre ai lati, senza dilavare il terreno, mentre quella situazione lì porterebbe a un maggiore dilavamento, perché se piove tanto, porta via nutrienti, disturba la struttura anche che si va a creare. Però insomma 30 o 40 o 15 più o meno. Secondo me se si fanno troppo alti io non so rispondere con precisione. So soltanto che c'è molto rigore in questo. C'è molto rigore in questo. Sì. Gli esperti dicono di rispettare queste misure. La mia domanda era, bisogna attenersi a questa. Sì. Non a caso è la prima, diciamo, diapositiva, sì, cioè, sì, l'ho fatta proprio con quella struttura. E invece, ok, aglio, cipolle, porri, eccetera, che difendono, che sono anche di lato, ok, sopra la tutto qualunque, quello che te pare. No, qualunque cosa no, noi siamo aiutati da... delle incompatibilità. Sì, 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 brava. È un aspetto che stavamo, grazie, che ci stavamo dimenticando.
si chiama consociazione, cioè le piante possono crescere in maniera sinergica, quindi l'aglio aiuta, diciamo, altre, ma alcune si nutrono degli stessi nutrienti, di conseguenza è meglio non metterle insieme, perché le stesse poi non crescono in maniera giusta. C'è uno schema semplicissimo, da tutte le tabelle, mettere quello con quello e quello con, non con quell'altro, insomma. Facciamo un esempio? Per esempio le zucche devono essere messe, non devono essere consociate con i pomodori, che sono, hanno bisogno di molti nutrienti, quindi se si mettono lì si disturbano a vicenda, si cannibalizzano, come dire, no? E poi anche la distanza tra una pianta e l'altra è importante, perché in base all'espansione dell'apparato delle foglie si deve dare spazio e sufficienza affinché le foglie respirino, insomma, che abbiano uno spazio vitale. E invece nell'orto, chiamiamolo tradizionale, si tende proprio a sfruttare ogni millimetro di terra, proprio per una mentalità di coltura intensiva, di super produzione, che poi non serve a niente, però così si creano dei forti disturbi, delle disfunzioni. Quindi, alla crescita. Rispondendo alla signora, cosa molto semplice, c'è una tabella da utilizzare, poi è molto facile anche con le tabelle sapere quando, diciamo, mettere alcune piante e non metterne altre, quindi è tutto già scritto, fatto, c'è poco da... Le melanzane insieme ai pomodori possono stare, ad esempio. C'è proprio un testo che le persone possono seguire, magari di altri. Sì, ma ci sono comunque. Ci sono. Anche nell'orto biologico, diciamo, libri, io ce l'ho diversi, e dice che tipo di colture possono essere associate ad altre. Mette nel corso. Sì, esattamente. Noi abbiamo fatto... Sì. Ah sì, loro dicono, giustamente noi vorremmo fare un corso, diciamo proprio pratico, per far capire cos'è un orto sinergico direttamente dove c'è un orto. Quindi invitare amici e parenti direttamente a Castel Biscardo. Avevo pensato di portare Max Pedrini, che è un esperto di questo, quindi far parlare lui, che è meglio di tutti, e poi fare una piccola prova sul campo per diciamo, far proseguire questa esperienza anche ad altre famiglie che lo vogliono portare avanti. Quindi in corso a Castel Biscardo, noi pensavamo una data 19 marzo, e un buon modo per condividere un'esperienza del genere poi mangiare e bere. Quindi abbiamo pensato di fare un pranzo tutti insieme, e insieme con, quindi fare una cosa molto organizzata, quindi fare un approccio al sistema sinergico con diciamo la parte pratica teorica sviluppata dal maestro Pedrini, poi dopo parlare sul campo proprio su, e operare, fare degli esempi, e poi mangiare quello che poi l'orto ha prodotto. Una sola giornata? Diciamo che un'esperienza del genere va condotta in almeno 4 giornate, però tu non puoi portare un bel po' di persone all'idea di condividere un'esperienza diverse, di condividere gli stessi giorni. Avevo pensato a più incontri, e quindi il primo incontro 19 marzo, e poi ci sarà il secondo incontro, stiamo in contatto. Bene, meglio. Ma poi tu dicevi, no, anche Max mi proponeva, se si è interessati si può continuare, se no ci si può anche fermare, giusto? Beh, io direi che il primo incontro che però è introduttivo. Allora, il primo incontro introduttivo è fatto in maniera generale, perché noi poi questa cosa c'ha una spesa, pensavamo una cifra che potesse assomigliare a 30 euro a persona, però mangiandoci bene penso che sia giusta, insomma. Vegetariano? Beh, ovviamente solo vegetariano, sarebbe il comodo parlare di diverso. E con questa spesa però secondo me è il minimo per poter dire, diciamo, esco e voglio fare un'esperienza, assaggiare i prodotti da terra, capire che cos'è un orto. Da lì in poi ci sono le fasi evolute del corso, quindi la seconda fase ancora la stiamo progettando, è per esperti, e probabilmente non si farà neanche lì, si farà in altri posti, però insomma questa è una cosa che vogliamo fare, è un'esperienza carina che vogliamo condividere. Chi la vuole fare la fa,
sono convinto, insomma, troviamo amici abbastanza nel tempo della, anche perché poi abbiamo richieste, quindi di conseguenza arrivi a un punto in cui quando vuoi fare, cosa vuoi fare, io non c'ho un telefono dedicato all'orto sinergico. A quel punto, in quel giorno, ci sarà la prova pratica, ci sarà il maestro, si attiverà un discorso direttamente con un professionista, penso, per chi lo vuole fare. Sarà il numero chiuso, immagino, cioè un minimo... Sì, sì, ci vogliono non più di 25 persone, non meno di 20, se no non si riescono a coprire i costi di produzione della giornata, quindi se uno vuole, diciamo, iscriversi, trova qui la disponibilità nel centro essere per poter prendere. Dico, vabbè, ci voglio essere io, voglio venire, può venire anche un amico mio, un'amica mia, e ci si organizza in questo modo.